Speciale cinema. Eccoci con un nuovo appuntamento per Speciale Cinema. Allora, caro Federico e Sì. caro Luca, cosa ci Allora, avete portato? in pentola bolle la recensione del film Non troppo napoletano. Un No, film troppo napoletano. troppo napoletano, però per noi era non Era non troppo. troppo, ma allora. Era un film che siamo andati a vedere sempre in punta di piedi, perché è un film scritto da Alessandro Androsiani. Siani con il suo collaboratore che è Gianluca Anzanelli, che dirige anche la regia. È un film praticamente che ricalca un attimino Mamma no, ho perso l'aereo, però fatto in modo diverso, Ah, ma cioè non ho perso. protagonista è un ragazzino che ne combina di tutti i colori per cercare di portare avanti un discorso di coppia. Non diciamo la trama perché sennò poi non riuscite a No, no, vedere. no, no, no. Però devo dire la verità, è ben girato e l'unica cosa forse è un po' troppo ghettizzato, nel senso che per chi non capisce bene il dialetto napoletano, alcune risate vanno a sfumare. Diciamo, è un film sufficientemente bello, niente di che, però c'ha una trama di suo e ben girato. Quindi in C'è questo caso anche questo premi la trama come settimana scorsa? premio la trama e dico di andarlo a vedere perché comunque è un film in cui si passa un momento di svago. È un film in cui la trama ci dice che i bambini non sono così tonti come si vuol far credere, ma sono anche dei sei buoni medicinali per gli adulti, perché questo bambino ne combina di tutti i colori, però cerca di dare un senso di ragione ai grandi, che a volte sono un attimino ancora troppo bambini. Cioè Ecco. cerca lui di aiutare la madre in un tentativo di approccio verso un compagno che lei non ha e quindi lo sceglie lui per lei. Però, insomma, è sempre giusto andarlo a vedere. Noi siamo andati a vedere in una sala che non troppo è pubblicitaria e pubblicizzata qui a Napoli, perché come sapete, cari amici che ci ascoltate, ormai le multisala hanno preso piede e quindi Certamente. purtroppo i cinema, parlo di cinema di 30-40 anni fa, sono andati un po' in default, nel senso che qualcuno ha chiuso, qualcuno è resuscitato attraverso una nuova gestione, noi siamo andati, diciamo, a Ci alimentare abbiamo il quello. nostro giro di cinema. Abbiamo favorito, diciamo, siamo andati anche a vedere questa sala, giusto, ci siamo un attimino spostati o fuori mano, devo dire la verità, un problema di parcheggio, però alla fine ce Alla l'abbiamo fine ce l'avete fatta fatta. e quindi abbiamo seguito. Quindi devo dire la verità che Alessandro Siani è un ottimo, diciamo, Ti sceneggiatore, quindi piace? non solo, infatti io non sono ancora andato a vederlo, però c'è anche al teatro, c'è Sal da Vinci, sempre diretto da una commedia di Sempre da Vinci, Alessandro sì. Siani, Stelle a metà, scritta vero? Stelle a metà, di cui Ecco. parlano un gran bene, di cui prossimamente ne faremo la recensione. Certamente sì, Se ci danno certamente i biglietti gratis, sì. perché Vabbè, noi sì. chiaramente Arrivederci e viviamo di quelli, entriamo ovunque, grazie. noi diamo il nostro bigliettino da visita e ovunque ci Beh. fanno entrare. Decisamente sì, però prima di concludere questo appuntamento con lo speciale cinema, il voto al film voglio la tua, caro Federico, ma voglio anche l'opinione, il voto da parte di Luca. Sentiamo Luca, dacci una tua Luca, che voto impressione. dai a Troppo No, io Napoletano? do soltanto il voto, l'opinione l'ha Bene, dato Federico, certo, quindi quindi mi che sembra a voto dai? Ti è posto. piaciuto, non ti è piaciuto, dissacrante o meno? Dico 3, va Tre. bene, 3, 3. Ma perché è stato troppo No, perché ghettizzato, non si troppo capiva napoletano, come niente. dice il titolo, Ecco, troppo appunto? napoletano. Appunto, troppo napoletano. Quindi non ti è piaciuto questo film. Ok, il tuo Beh, io ho voto? dato il mio voto di sufficienza perché è un Quindi un 6, incoraggiamento un 6. alla tecnica di cortometraggio, di lungometraggio, perché il film, insomma, è stato girato bene, c'ha questi sprazzi di comicità prettamente napoletana che non tutti, anche Luca, non è di Napoli, non l'ha capito. E quindi questo lascia un po' così di stucco perché comunque è sempre un film che puoi monitorare come Pieraccioni a livello regionale, insomma, e quindi non meritevoli di questi grandi incassi perché proprio c'ha questi limiti. Però comunque è un film che ha avuto riscontro. Non so se ancora sia in programmazione perché sono film un attimino leggeri Ecco. e come noi sappiamo tutti i multisala hanno la politica del guadagno, nel senso se un film non gira cambiano il registro Subito, e si immediatamente. mette un altro per non Certo. perdere dei giorni a vuoto. Assolutamente sì.